Ok ragazzi, nuovo video. Questa domanda nel box di domande su Instagram me l'avete fatta veramente, veramente tanto. Quindi andiamo ad affrontare questo topic: quando è giusto gareggiare? Ne abbiamo parlato spessissimo nel podcast e nei podcast con Marco e Giuseppe sul discorso di quando gareggiare. Ci sono tante filosofie diverse. Normalmente c'è una prima filosofia che dice che devi gareggiare quando sei pronto, perché devi portare una condizione dignitosa sul palco, e una seconda filosofia che dice di gareggiare veramente quando vuoi, quando te la senti, buttarti per fare l'esperienza. Ora, di queste due filosofie sposo un po' di più la seconda, però con delle precisazioni che vedremo tra un attimo, che saranno poi il fulcro di questo video. Però ci tengo a fare una premessa che è molto importante. Allora, è dal mio punto di vista sbagliato approcciarsi al bodybuilding con lo scopo di gareggiare, ossia è sbagliato, può essere giusto, però è controproducente, c'è qualcosa che non andrà mai per il verso giusto. Se voi volete fare bodybuilding per salire su un palco col solo scopo di salire su un palco, allora sicuramente non è lo sport che fa per voi. Perché questo? Perché il bodybuilding è tutto quello che c'è prima sul palco. Dovete capire che la performance sul palco è molto diversa dalla performance che dobbiamo fare tutti i giorni in palestra, con l'alimentazione, con il cardio, eccetera. Ossia, mentre il calcio, io la performance che faccio è anche la performance dell'allenamento, nel caso del bodybuilding così non è. Quindi se non amate visceralmente l'allenamento, se non amate visceralmente il portare il vostro corpo al limite ed oltre il limite, e siete focalizzati soltanto sul salire su un palco perché vi piace come idea, vi piace come esperienza, allora comunque, a meno che non abbiate una genetica veramente veramente ottimale, non andrete mai troppo lontano. Non sarà comunque una cosa che vi piacerà, vi creerà più problemi che altro. Quindi da questo punto di vista è un mio forte disincentivo. Questo è il motivo per cui sono esplose tutte queste mode di allenamento in buffer, conservazione, 10.000 calcoli, perché tengo impegnata la persona che realmente non vuole spaccarsi in palestra, che non ha questa follia dentro, se così vogliamo, di portare il corpo al limite. Lo tengo impegnato con dei calcoli, gli do l'illusione di un progresso che nella maggior parte dei casi è un progresso realmente fittizio, perché ho concluso la progressione, però l'ho conclusa con un massimale di panca di 100 magari, mentre sono progressioni che vengono dal PL in cui la gente spanca con 200 kg, e quindi da questo punto di vista lo tengo impegnato, lo distraggo, gli faccio fare un po' di pump. Magari se ha una buona genetica porta anche degli ottimi risultati sul palco ed è anche esteticamente gradevole, però non è bodybuilding, non è portare il corpo al limite, ok? E va detto che il bodybuilding, essendo uno sport tra virgolette poco diffuso rispetto al calcio, è anche uno sport in cui basta un filo di genetica e possiamo diventare dei campioni. Ci sono talmente tante federazioni, ci sono talmente tanti tornei, talmente tanti campioni italiani in 70.000 categorie, che diventare e prendere un titolo è relativamente facile, basta un filo di genetica. Quindi il mio consiglio è questo: se vedete questo canale, insomma, siete d'accordo. Se non siete d'accordo con questo consiglio, allora cambiate canale, perché qua troverete soltanto amare delusioni, ve lo dico con il cuore. Il bodybuilding vi deve piacere in sala, vi deve piacere quello che c'è in sala, e la gara è una bellissima esperienza proprio a conclusione del lavoro che fate in sala pesi. Ok, detto questo, cerchiamo di capire quando gareggiare all'atto pratico. Allora, io sono dell'idea che bisogna salire sul palco non il prima possibile, però relativamente presto. Perché? Perché c'è un discorso che è l'allenamento della presentazione sul palco, della portata sul palco, e è una cosa che passa sempre in secondo piano. Non basta fare posing, bisogna stare effettivamente sul palco. Ossia, immaginate questo: molti ragionano dicendo no, io voglio gareggiare, voglio vincere, so che per esempio a 30 anni raggiungerò la mia top condition, quindi io quando a 30 anni avrò la mia top condition salgo sul palco e sbraco tutti. Ok, però in questo caso che cosa succede? Che tu stai in top condition a 30 anni, sali su un palco che è il tuo primo palco, quindi realmente per quanto posing tu abbia fatto magari con Giuseppe, e per quanta esperienza tu abbia fatto e pratica allo specchio eccetera, comunque su un palco non ci sei mai salito, e là accanto ci sono persone che magari non sono al tuo livello ma che hanno 10 e 20 palchi alle spalle, ok? E questa è una cosa che ti assicuro che i giudici notano, vedono benissimo. Ossia, non c'è niente di più brutto, lo dico spesso, di un atleta preparato che non sa stare su un palco. Poi può essere che ce l'hai di tuo come indole, che sei sciolto eccetera, però comunque sei deallenato a stare sul palco. Quindi dal mio punto di vista, lo scenario invece di tu che sai che a 30 anni raggiungerai top condition, ma proprio per questo vuoi fare esperienza, perché e affinché in quella data, in quella tua top condition, tu abbia già 10-15 palchi alle spalle, allora questa è sicuramente un'altra musica. Andrai molto più preparato e avrai più possibilità di vincere e fare risultato.
Ok, questo è il mio punto di vista, però ovviamente questo non vuol dire che si deve salire sul palco subito, perché di base, per quanto a me, sinceramente, ognuno può fare quello che vuole della propria vita, vivi e lascia vivere, per me una persona si iscrive in palestra e va sul palco l'anno stesso, va benissimo, se si diverte ben venga, è sicuramente un incentivo a questo sport, quindi non posso che esserne felice, però il discorso è che il problema principale è che all'inizio, nei primi anni di allenamento, semplicemente non siamo pronti per un cut vero e proprio, soprattutto un cut ai livelli che servono per un palco. Dovete capire che finché non abbiamo costruito una buona base muscolare e metabolica, una situazione, un cut estremo a quei livelli di IBF ci rallenta veramente veramente tanto e crea dei danni spesso non irrimediabili, ma che richiedono tanti mesi di lavoro per uscirne. Cioè, mentre dopo una gara normalmente un atleta in un mese, due mesi è già di nuovo tra virgolette anabolico, se gareggiamo subito, se arriviamo subito a BF così basse, spesso ci vuole anche un anno per tornare ad essere prettamente anabolici, e anche là ci saranno dei danni in termini di BF presa, reset metabolico che dobbiamo fare, insomma non sono situazioni gradevoli. Quindi il mio consiglio è quello di aspettare un attimo, di essere pronti quantomeno a fare un primo cut. E voi giustamente direte, ok Luto, quando è che sono pronto a fare un primo cut? E qua casca l'asino, perché è molto difficile capirlo, però possiamo già avere un po' delle idee e dare dei parametri di riferimento. Allora, il primo parametro è il tempo. Da quanto tempo mi sto allenando? Ovviamente il modo in cui si allena è diverso, il tempo scorre, se vogliamo, in maniera diversa sul nostro corpo per ognuno di noi, quindi non è un parametro assolutamente dopo tot tempo puoi gareggiare. Però diciamo che normalmente nella maggior parte degli atleti almeno 2-3 anni di allenamento serio prima di iniziare la preparazione devono essere fatti, perché è il tempo necessario per costruire una buona base muscolare. Questo serve nella maggior parte dei casi. Poi c'è il fenomeno genetico che dopo un anno è già pronto per salire su un palco, o ci sono soggetti che hanno bisogno di anche 3, 4, 5 anni di allenamento serio prima di poter salire su un palco, ok? È molto soggettivo, però serve del tempo per costruire tutto quel che dobbiamo costruire. Quindi già, se siete al vostro primo anno di palestra, a meno che non siete dei talenti genetici unici, allora cercate di posticipare l'idea di gareggiare, mettetela un po' più avanti. Secondo parametro, collegato al tempo ovviamente, è quello della massa muscolare, ossia dobbiamo aver costruito una buona massa muscolare prima di salire su un palco, perché logicamente dobbiamo portare qualcosa, non dobbiamo essere soltanto tirati, dobbiamo anche essere grossi, e sicuramente se anche ci vediamo grossi, nel momento in cui ci tiriamo, se non abbiamo costruito niente, saremo veramente uno spettacolo indecente, ok? E questo può togliere per molte persone anche parte del divertimento. E oltre a questo, se non abbiamo già una buona massa muscolare solida costruita, allora il cut sarà deleterio, perché andremo a perdere tanta massa. Ok, quindi più siamo solidi da un punto di vista massa muscolare, meno questa massa può essere persa. E normalmente io il parametro che do, ovviamente anche in questo caso non è un numero scolpito su pietra, però dovete un po' andare a vedere, è di aver preso almeno 10 kg di massa magra pura, ok? Da quando avete iniziato. Quindi se io ho iniziato che avevo una certa BF e pesavo per esempio 65 kg, devo almeno aspettare di pesarne 75 e avere la stessa BF per poter salire su un palco. Di nuovo, ci sono persone che hanno molta difficoltà a prendere peso e sono anche gradevoli prendendo meno chili, quindi già dopo 5, 6, 7 kg possono affrontare un cut. Ci sono persone che prendono tantissimo peso e tantissima massa, sono molto predisposti, e quindi in un attimo arrivano a 10 kg, possono anche aspettare di prenderne 15, 20. Diciamo che nella carriera era di un atleta natural più o meno il peso e le masse che si guadagnano sono di circa 20 kg rispetto al peso di partenza a parità di BF, quindi di massa muscolare pura, alcune volte un po' di più, alcune volte un po' di meno, però questa è la media, quindi almeno 10 kg presi, e poi gli altri 10 kg che saranno molto più ostici da prendere, portarli avanti di anno in anno in funzione della gara, e quindi ovviamente fare i salti, i famosi salti di categoria. Quindi quando vedete atleti che gareggiano per tutta la vita allo stesso peso, c'è qualcosa che non va in quello che fanno. Ok, altro punto riguarda il metabolismo, quindi il punto è lo stato metabolico in cui siamo, perché dovete capire che se abbiamo un metabolismo molto attivo, molto allenato, ovviamente il cut sarà più facile, sarà più efficiente, perché dovremo privarci di meno cibo, quindi anche se il deficit sarà lo stesso, lo stato di allarme è lo stesso, ci sarà meno perdita di massa magra. E il mio consiglio in questo caso è di partire da una situazione in cui riusciamo a gestire in maniera ottimale 50 calorie per chilo di peso corporeo, quindi
quindi per un soggetto di 70 kg 3500 calorie, per un soggetto di 80 kg 4000 calorie, ovviamente in fase di bulk, quindi non in cut, per cui quando in bulk, spingendo in bulk, arriviamo a queste calorie e le riusciamo a gestire bene, questo è un ottimo indice che ci dice che saremo pronti in quel momento per poter affrontare una preparazione. Se non arriviamo a quelle calorie, se magari arriviamo a 2500 calorie massimo, allora capiamo che il cut sarà molto molto impegnativo a portare avanti e sarà dovremo mettere in conto una perdita di massa magra, cosa che assolutamente non vogliamo. Quindi magari è il caso di lavorare sul metabolismo, sull'allenamento e andare a posticipare i nostri obiettivi di gara. E proprio relativo all'allenamento, ovviamente un altro parametro importante è la performance. Qua non voglio dare dei parametri perché specifici, insomma, riguardo alla performance, riguardo al carico, all'intensità, eccetera. Diciamo che dobbiamo aver fatto 2-3 anni di allenamento fatto bene, aver migliorato molto la nostra performance. Dobbiamo saperci allenare bene, spremere bene, gestire dei buoni carichi, perché ovviamente è tutto un lavoro che ci permetterà di mantenere massa magra durante la fase di cut, arrivare molto più granitici ed esplosivi sul palco. E in ultimo, il più ostico, è lo specchio, ossia dobbiamo essere pronti guardandoci allo specchio, valutando che effettivamente siamo grossi, non siamo tirati perché siamo in una fase di bulk, però abbiamo delle masse, abbiamo delle linee, delle proporzioni gradevoli che possiamo portare, quindi non abbiamo delle forti carenze su cui lavorare, o se abbiamo una forte carenza, per esempio sulle gambe, possiamo iniziare gareggiando in Man Physique, e in questo caso, quando ci vediamo ok, posto che gli altri parametri pure più o meno corrispondono a quello che vi ho detto, ma di nuovo non sono numeri, non è niente scolpito sul pietra, quindi per l'amor di Dio non iniziate qua sotto nei commenti ah 50 calorie per chilo è assurdo, ah 10 kg di massa magra è assurdo, ah io dopo un anno già salivo sul palco, cioè per favore non fate proprio queste cose, tanto qualcuno lo scriverà, ne sono certo. Comunque, una volta che ci vediamo ok e questi parametri ci stanno, allora possiamo affrontare la gara, e qua è il punto principale per quanto riguarda la scelta della categoria, delle federazioni, questo e quest'altro. Il mio invito per quanto riguarda la gara è uno solo: ragazzi, divertitevi, perché deve essere un'esperienza bella, deve essere un palco all'altezza della vostra preparazione, quindi per l'amor del cielo, federazioni che fanno soltanto cercano di fare soldi e che vi fanno gareggiare in un palchetto microscopico con la musica che si sente a malapena, dove non c'è spazio neanche per le persone per vedervi o ci sono quattro gatti che vengono, non valgono né il vostro tempo né i vostri soldi né la vostra preparazione. Quindi a costo di fare delle gare molto difficili, andate in palchi che vi permettano di vivere una bella esperienza, perché vi assicuro che non c'è niente di più brutto di aspettare 18 settimane di preparazione per quel singolo momento, salire in un deserto e in una tristezza infinita e dire cioè tutto questo per questi 2 minuti così, ok? Quindi cercate sempre degli show di alto livello, cosa che io personalmente ho fatto con me, io e Giorgia abbiamo sempre cercato show, ok, super difficili, di fuori della nostra portata, però show in cui la pelle d'oca c'avevi, per come ti sentivi sul palco, ti sentivi un dio, c'era un sacco di gente, motivo per il quale abbiamo sempre gareggiato in Inghilterra, perché qua lo vivono in maniera bellissima, cioè il pubblico è fenomenale nelle gare, soprattutto in PCA, bellissima federazione. Quindi detto questo, ragazzi, divertitevi, ora qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere, e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.